Allora, ci rivediamo dopo il Continentale. Dopo il Continentale c'è lui acciaccato. Del resto, vuol dire 1800 anni a nuotare, fatica così, no? Però chi è arrivato? Chi è arrivato? Con il trotto, a sistemare tutto. Lui ha detto, vedi che i mali mi avevano già dentato, mi avevano già trascinato sotto, rotolato, cioè proprio, sembrava un salsicciotto, lui mi ha dentato, lui col torcio. C'era così d'acqua, Sì, Caimano l'ha guardato e ha detto, oh, questo è uno scommettitore, non so mica tante. Appena visto il trotto, ha detto, no, ha lasciato la presa e noi abbiamo potuto fare anche la nostra prima puntata del podcast che ci siamo un po' inventati, adesso poi partirà questa cosa, con la cronaca delle corse, e abbiamo un po' raccontato anche con Michele Canali, la stagione dell'ippodromo di Bologna, che è appunto ripartito con Continentale. Andiamo alla corsa. C'è stata la corsa, è già andata, no? Perché per esempio la finale del Memorial Gasparetto non si è potuta fare per il tempo, perché proprio non smetteva. Troppo sole, c'era un caldo, i cavalli dovevano proprio. Sembrava mezzanotte, sembrava. Proprio alle 5 del pomeriggio, 5 e mezza del pomeriggio sembrava mezzanotte, un buio che non l'ho mai visto. Ma è vero che tu hai mangiato a lume di candela? Alle 2 a lume di candela. Alle 2 che romantico. Era saltata via la luce e tutto San Lazzaro senza luce. Come quando eri piccolo, esatto, era un ristorante, ci ha portato le candele, a lume di candela alle 2 del pomeriggio. Hanno cotto settembre. Hanno cotto con gli accendini. No, ma lì era gas, le cucine sono ancora gas. Cioè, adesso sono anche elettriche le cucine. Sì, io ho avuto a che fare con la cucina elettrica da poco, ci ho lasciato 5 cucine. Sì, esatto, subito. Esatto, no, bellissime le cucine. Comunque, vabbè, stiamo parlando, capisco che sei un chef, quindi lume di candele, niente caspetto, per il Continentale siamo riusciti a farlo. Proprio al pelo, uno squasso d'acqua, triplice arcobaleno dopo che abbiamo documentato, perché noi siamo dei grandi giornalisti. Grandissimo arcobaleno, fantastico. Da una parte c'era il sole, dall'altra parte c'era un buio che sembrava mezzanotte, proprio una cosa, proprio sembrava la fine del mondo. E là in mezzo così, in mezzo c'era così. E i cavalli che avevano finito di correre. La corsa così. Bellissima. Poi insomma, bellissima. 27-7 a partire. Un 31,6, un 33, un altro 27 per arrivare, tutto lì la corsa, il trasferimento, e poi non diamo la colpa alla pista, perché la pista non c'entra niente. La pista, nonostante il disparaggio, era fantastica, perché la pista di Bologna, io penso che ci voglia un tipone forza 7, che non esiste, per andare un po' a... Fai la faccia da tipone forza 7? Forza 3? Ci seguiva la okay. Quindi è una pista che da veramente richiamata tutto, comunque più che accettabile, chiaramente pesante. Sì, ma quindi secondo te il crollo di un pomare non è stato legato? No, lui è stato un cavallo abituato a correre pensando che non sei mai in pista, in curva, scusa, questo ha fatto 4 curve, adesso non siamo qua, Luna Park, giostro, cos'è? Lui... Tipo quando vedi un po' più di video? Sì, esatto, Luna Park, questa Luna Park, che bello. Ma non voglio di far fatica oggi, mi era dato. E di BPB? BPB, perché ha già perso un po' la corsa sul suo protagonista. Non mi era piaciuto neanche a Follonio, che se devo essere sincero. Sorride poco, non ti piace, perché sono sorride poco. Follonio, che nonostante avesse vinto, non mi era piaciuto. Quindi lì proprio non si è neanche visto, mi ha sbagliato subito, ma per me è sbagliato, perché dei problemi. E lì Breakfast Bar è rimasta imbottigliata sotto Breakfast Bar con la mascherina. Buongiorno, poverino, ha fatto quello che ha potuto, dall'altro sopra, va sulla testa, poi manda per lei e poi. No, batti per lei. Ma tu te l'aspettavi per lei che non partiva, perché è l'unico che non è partito della fila, se ne sono quasi l'ultimo. Allora, poi appena appena visto così ma. Posso dire una cosa, io da Belè mi aspetto di tutto. Sì, Belè mi aspetto di tutto, cioè non mi sorprende più niente, dopo 30 anni di Belè non mi sorprende più niente. Ma il fatto che vinca lui, vince perché è ancora in vigore, nonostante non vinca più 500 corse all'anno, nonostante non vinca più 30 Gran Premi all'anno, però quando Belè ha qualcosa di buono, il buono di Belè diventa buonissimo. Allora, un cavallo con Belè vince 100.000 euro, con un altro ne vince 50. E con me? 150. Si va sotto? 150, con te 150. Bene, ultima cosa, che lo facciamo per affetto, no? Noi vogliamo bene quasi tutti, quasi, no?
ma noi vogliamo fare, io voglio fare un complimento anche a Marco Stefani. Bello Marco, portato. Perché insomma in Air Bubble Life interpretato per la prima volta, un bel cortino. Sta corso e non ha speso niente. Perché proprio come diceva lui venerdì, che abbiamo parlato il venerdì durante la conferenza stampa qua, cioè lui ha aspettato gli eventi, ha corso 400 metri, li ha preso, i massimi li ha preso. Quindi lo vedo bene anche per la prossima corsa che farà, che sarà in lotteria. Quindi noi facciamo un grande bocca al lupo, poi dopo nel prossimo, quando se ci rivedrete, avete ancora voglia, sì, parleremo del lotteria. Mi raccomando. Ciao.